per le montagne, fra pasto e valli d'ore, tra l'aspre rupie che già un cantico lassù per le montagne. Benvenuti sul canale di Soldati d'Italia. Oggi vi parleremo dell'uniforme e dell'equipaggiamento di un soldato del battaglione Fenestrelle appartenente al 3° Reggimento Alpini della 1ª Divisione Alpini Taruinense. Iniziamo a presentare l'elmetto, modello 1933, adeguato alle disposizioni di guerra in quanto è stato rimosso il fregio frontale della specialità degli alpini. Indossa una giubba modello 1940 in panno grigio-verde, caratterizzata dalle fiamme verdi tipiche del corpo degli alpini. I gradi da caporal maggiore sono stati ridotti adeguandosi alle disposizioni per tempo di guerra. Come equipaggiamento indossa delle gibernie che contengono 6 clip da 6 colpi ciascuna nel calibro 6,5x52, corredate di cinturino, reggigiberne e baionetta per il fucile 91. Come borraccia porta una borraccia da 2 litri foderata di panno grigio verde, mentre sul lato opposto troviamo una maschera antigas modello T35. I pantaloni sono anch'essi in panno grigio verdi modello 40, corredati di fasce mollettiere modello 28 e scarponi per truppe alpine caratterizzati dalla chiodatura pesante modello 32. Per quanto riguarda l'armamento, abbiamo un fucile 91-41 che differisce dal 91 lungo per quanto riguarda la tacca di mira, che è stata ridotta dai 2 kg per tiri dai 2 km fino a un chilometro soltanto. Per quanto riguarda la canna invece è stata ridotta di 10 cm. La munizione rimane la solita munizione da 6,5x52 in clip da 6 colpi.